Il montaggio sconnesso di Memento, i viaggi nello spazio-tempo di Interstellar, le trottole piene di dubbi di Inception. Se è un grattacapo, è molto probabile che sia un film di Christopher Nolan. Un regista amato e detestato come pochi, per alcuni troppo sentimentale, per altri troppo freddo. Per alcuni troppo cervellotico, per altri col vizietto degli spiegoni troppo didascalici. Da qualsiasi parte stiate, è innegabile che Tenet abbia lasciato dietro di sé una lunga scia di punti interrogativi. Ma tra tante speculazioni e teorie, ce n'è una che sta ancora tenendo banco tra gli spettatori. Una teoria che riguarda il misterioso personaggio interpretato da Robert Pattinson. Proviamo ad analizzarla insieme attraverso dei pro e dei contro. Sicuramente nel corso delle ultime settimane avrete sentito, letto da qualche parte, questa frase. E se Neil, il personaggio interpretato da Pattinson, fosse la versione adulta del piccolo Max? Un'ipotesi azzardata, ma non priva di fascino, che getta nuove luci sul figlio del perfido Sator e dell'algida Kat. A favore di questa teoria c'è un particolare atteggiamento di Neil nei confronti del protagonista. È chiaro nel film che Neil la sappia lunga. Ma oltre alla disinvoltura e alla lungimiranza di chissà come andranno a finire le cose, l'uomo sembra voler costantemente trattenere un sentimento di riconoscenza nei confronti della persona che potrebbe aver salvato lui e sua madre dalle grinfie di un padre orribile. E adesso veniamo all'indizio più ovvio ed evidente, l'aspetto fisico. Il piccolo Max sfoggia capelli lunghi e biondi, pelle e occhi chiari, proprio come lo stesso Neil, senza dimenticare anche lo stile elegante, un vestiario curato e in generale uno stile alto borghese che tradirebbero le origini altolocate del personaggio di Pattinson. In un film come Tenet, totalmente fondato sul mistico quadrato del Sator, i giochi di parole sono fondamentali. Non ci sorprende allora trovare un indizio nascosto nei nomi dei due personaggi in questione. Max, infatti, è il diminutivo di Maximilian, e le ultime quattro lettere di Maximilian, se lette al contrario, o meglio in inversione, danno vita proprio a Neil. E c'è un'altra chicca nascosta: come sappiamo, Max è traducibile anche come Massimo o Tutto, mentre nil in latino significa nulla. Il contrario di tutto è nulla. Cervellotico, lo sappiamo, ma è suggestivo. Bene, e adesso proviamo a smontare questo castello pezzo per pezzo alla faccia dei complottisti. In Tenet non c'è alcun indizio narrativo lampante a supporto di questa teoria. Tutto quello che è stato costruito attorno all'ipotesi Neil e Max da adulto è fatto di fascinazioni mai davvero esplicitate dalla sceneggiatura. Se Kat fosse davvero la madre di Neil, in Tenet avremmo dovuto anche soltanto scorgere qualche interazione tra i due. Invece i due personaggi sono distaccati e non ci sono dei momenti in cui possiamo rintracciare un vero e proprio legame affettivo tra Neil e Kat. E sappiamo bene che quando vuole, Nolan i sentimenti li sottolinea come. La più grande crepa di questa teoria è di natura anagrafica. Posto che Max sembra avere circa 10 anni e Neil circa 35, significa che se Neil fosse davvero Max, per tornare all'anno in cui si svolge la storia, dovrebbe rivivere invertiti decine di anni. E considerando quanto sia duro attraversare lo spazio-tempo in inversione, tra ossigeno e movimenti forzati, consideriamo l'impresa davvero molto, ma molto improbabile. E voi? Che ne pensate di questa teoria? Pensate che Neil possa essere Max da grande o è soltanto un grande abbaglio? Fateci sapere la vostra nei commenti.